Zefiro era levato per lo sole che al ponente s'avvicinava. Quando il re, finita la sua novella, né altro alcun restandovi a dire, levatasi la corona di testa sopra il capo la pose alla Lauretta, dicendo: Madonna, io vi corono di voi medesima reina della nostra brigata. Quello ormai che crederete che piacere sia di tutti e consolazione. Sì, come donna comanderete. E riposesi a sedere. La Lauretta, divenuta reina, si fece subito chiamare il Siniscalco, al quale impose che ordinasse che nella piacevole valle, alquanto a miglior ora che l'usato, si mettesser le tavole, a ciò che poi, adagio, si potessero al palagio tornare. E appresso ciò, che avesse a fare mentre il suo reggimento durasse, gli divisò. Quindi, rivolta alla compagnia, disse: Dioneo volle ieri che oggi si ragionasse delle beffe che le donne fanno a mariti. E se non fosse che io non voglio mostrar d'esser di schiatta d'un cambotolo che incontanente si vuol vendicare, io direi che domani si dovesse ragionare delle beffe che gli uomini fanno alle loro mogli. Ma lasciando star questo, dico che ciascun pensi di dire quelle beffe che tutto il giorno o donna a uomo, o uomo a donna, o l'uno uomo all'altro, si fanno. E credo che in questo non meno sarà di piacevole ragionare che stato sia in questo giorno. E così detto, levatasi in piedi, per infina ora di cena licenziò la brigata. Levaronsi adunque le donne e gli uomini parimente, dei quali alcuni scalzi per la chiara acqua cominciarono andare, e gli altri tra i belli e diritti arbori sopra il verde prato s'andavan diportando. Dioneo e la fiammetta gran pezza cantarono assieme d'Arcita e di Palemone. Così, vari e diversi diletti pigliando, il tempo infino all'ora della cena con grandissimo piacer trapassarono. La qual venuta e lungo al pelaghetto a tavola postisi, quivi al canto di mille uccelli, rinfrescati sempre da un'aura soave, che da quelle montagnette d'attorno nasceva, senza alcuna mosca, riposatamente con letizia cenarono. E levate le tavole, poiché alquanto la piacevole valle ebbero circuita, essendo ancora il sole alto a mezzovespro, sì come alla loro reina piacque, inverso alla loro usata dimora, con lento passo ripresero il cammino. E motteggiando e cianciando di ben mille cose, così di quelle che lì erano state ragionate come di altre, al bel palagio assai vicin di notte pervennero, dove con freschissimi vini e con confetti la fatica del picciol cammin cacciata via, intorno della bella fontana di presente furono in sul danzare, quando al suono della cornamusa di Tindaro e quando d'altri suoni carolando. Ricordandosi la reina che il dì seguente era venerdì, così a tutti piacevolmente disse: Voi sapete, nobili donne, e voi giovani, che dimane è quel dì che alla passione del nostro Signore è consacrato, il quale, se ben vi ricorda, noi divotamente celebrammo, essendo reina Neifile, e a ragionamenti dilettevoli demmo luogo, e il simigliante facemmo del sabato subsequente. Perché, volendo il buono esempio datone da Neifile sequitare, estimo che cosa onesta sia che dimane e l'altro dì, come i passati giorni facemmo, dal nostro dilettevole novellare ci asteniamo. Quello, a memoria riducendoci, che in così fatti giorni per la salute delle nostre anime addivenne.
Piacque a tutti il devoto parlar della loro reina, dalla quale, licenziati, essendo già buona pezza di notte passata, tutti s'andarono a riposare.